Che ricordi ci sono? Di giovani con cui stare bene, onestamente, un sacco di ragazzi da far crescere anche un po', perché arrivavano veramente giusto 18 anni, bei ricordi comunque anche con il comandante e gli altri ufficiali. Quindi si arriva da Modena per festeggiare comunque questa, per ricordare questa giornata. Assolutamente sì, e non abbiamo mai perso un colpo e spero di poterlo fare tutti gli anni, onestamente. Lei invece da dove arriva? Io arrivo da Bergamo e anch'io condivido quello che ha detto il collega, un'esperienza indimenticabile. È un pezzo di storia della città di Arezzo, il 225esimo reggimento Fanteria Arezzo ha fatto marciare e formato migliaia di giovani soldati nella piazza che oggi è intitolata ad Amintore Fanfani, ma per tutti gli aretini rimarrà la ex caserma Cadorna. Ogni anno viene ricordata questa pagina di vita cittadina con una cerimonia ed in programma c'è anche un futuro museo del 225esimo. Finalmente ritorniamo come da 6 anni a questa parte a ritrovarci in questo cortile che ha visto i nostri impegni, sudori e lavoro tra amici in amicizia per ricordare il periodo trascorso in questa caserma. Abbiamo la fortuna di poter ancora riavere il nostro vecchio monumento e quindi fare un qualche cosa in piccolo di come facevamo quando eravamo ogni mattina iniziava la vita della caserma. Come si ricordano insomma questi momenti in un momento storico come quello di oggi, che però è molto delicato se si pensa alla guerra, no? Sono assolutamente d'accordo, ma la nostra non è una nostalgia per la guerra, è nostalgia per un periodo di servizio per lo Stato, di servizio per la patria, che sono comunque termini che sono un po' desueti ultimamente. E quindi a noi piace, diciamo così, dimostrare, dare dimostrazione del nostro impegno, perché poi siamo tutte persone che hanno un lavoro, una famiglia, che sacrificano una domenica all'anno e non solo. Non solo in ricordo ma anche diciamo così, come celebrazione, come dimostrazione di attaccamento ai valori, a una bandiera e anche al comandante. Per molti era la prima esperienza fuori casa, questo alle volte si dimentica, e era anche un momento in cui si imparava che cosa fosse la gerarchia, cosa fosse l'impegno, cosa significasse prendersi un impegno e portarlo a termine. E qui dentro ci sono persone che hanno dato per la prima volta dimostrazione di essere uomini, sono diventati uomini ed è stato per noi almeno importantissimo. È una cosa che secondo noi le nuove generazioni si sono perse.